Adora la musica italiana, spagnola, francese e il rap. Chitarrista, giornalista, fan del film Invictus e del Gladiatore. Francese, ex centrocampista, amante del mare e nuovo allenatore del Napoli. Siamo in attesa di vedere il gioco di Rudy Garcia e siamo sicuri che non ci deluderà. Ma cosa sappiamo dell'ex Al Nassr? Sul web è uscito di tutto. Ma oggi ripercorriamo insieme la sua carriera e la sua vita privata. Nel 1937, precisamente a Blagny, un piccolo paesino a nord della Francia, nasce da genitori spagnoli un tale dal nome Joseph Antoine Garcia, conosciuto come José. I genitori si trovavano in Francia perché erano scappati dalla guerra civile spagnola. Alto solo 1,65 m, il giovane 26enne entra nella squadra Dunkirk della seconda divisione dal 1966 al 69. Con soli 88 match e 2 gol segnati. Una carriera non certo degna di nota, sarebbe potuta benissimo finire nel dimenticatoio se non fosse che il 20 febbraio del 64 in un piccolo comune poco distante da Parigi nasce un bambino che porta il nome di Rudy, proprio come il campione tedesco di ciclismo Rudy Altisch. Era il figlio di José, che essendo un grande fan del ciclismo dedicò il nome di chi in quel periodo vinceva sempre. Probabilmente voleva portare fortuna al figlio, ma questo lo vedremo tra poco. Intanto, una volta conclusa la sua carriera da centrocampista, diventa allenatore e decide di far giocare il piccolo Rudy nella Corbeil-Essonne, dove rimarrà fino alla categoria juniores. Nel 1979, ancora nella categoria juniores, Rudy entra nella Viry-Châtillon. Qui si notano subito le sue predisposizioni da trequartista. Non è un bravo marcatore, ma riesce a trovare i giusti spazi per creare opportunità di gol. A 17 anni viene convocato nella prima squadra della stagione 81-82, che si trovava in terza divisione francese, ma Rudy ha ambizioni più alte. Decide così di lasciare la squadra e di entrare a Lille. Dopo circa un anno e mezzo passato nella categoria juniores, è pronto a giocare come calciatore professionista. Un freddo venerdì del 1984, e precisamente il 14 dicembre, al Parc des Princes, si gioca la 20ª giornata della prima divisione francese. Il Lille sfida il Paris Saint-Germain e la partita è ferma sul 2-0. Rudy si trova la palla tra i piedi, tira e gol. La squadra vince 3-2. Una sera Rudy decide di portare la fidanzata al cinema, ma all'interno della sala un uomo sta importunando i presenti. Il giovane calciatore lo esorta a calmarsi e la situazione si placa poco dopo. Il film è finito. Proprio mentre i due fidanzati si incamminano per tornare a casa, un dolore lancinante colpisce Rudy. L'uomo con cui aveva litigato l'aveva trafitto con un paio di forbici rubate da un negozio lì vicino. Era appena uscito da un ospedale psichiatrico. Certo, Rudy è stato fortunato a sopravvivere, ma la sua carriera ne risente. L'esperienza con il Lille si concluderà nell'88 con soli 4 reti. E con le successive due squadre va anche peggio. Il problema era la schiena, non gli dava tregua e quando subentrarono anche dolori al ginocchio, per Rudy fu la fine. Nel 1991 nasce la sua prima figlia, Eva, partorita dalla sua attuale ex moglie, Véronique. Decide di prendere una pausa dal campo e dal 92 al 94 si iscrive all'Università Paris Sud e riceve la laurea in quelle che in Italia possiamo definire scienze motorie. In seguito ottiene anche la certificazione come allenatore di calcio e quella per dirigere un centro di formazione calcistica. Lavora così come intervistatore sul campo per conto di Canal Satellite, conosciuto oggi come Canal Plus, per poi diventare un opinionista. Nel 1994 Rudy torna in campo come dilettante nella Corbeil-Essonne, nel campionato regionale. A 2 mesi dalla fine della sua prima stagione assume un ruolo ibrido, giocatore-allenatore. Riesce così a ottenere discreti successi, come la posizione a metà classifica, e sfiora l'ingresso nello Championnat National 3. Nel 1996 nasce la seconda figlia. Grazie ad alcune conoscenze riesce a entrare nel Saint-Étienne come preparatore atletico nella stagione 98-99 e come analista nelle stagioni successive. Il suo ruolo diventa gradualmente quello di assistente tecnico che ricopre prima con Robert Nsoaré nel 2000
e con John Toshack la stagione successiva. Intanto Rudy è già diventato padre per la terza volta con Carla e Lena. Toshack lascia la squadra dopo che, a causa della vicenda dei passaporti falsi, i risultati della squadra erano stati deludenti. Alcuni club francesi, per reclutare più giocatori stranieri, infatti, facevano usare ai calciatori passaporti falsi di nazionalità diverse. L'assistente tecnico Garcia affianca così il giocatore allenatore Jean-Guy Valem. Il duo gioca la prima partita battendo Nicolas Anelka e il suo PSG 1-0, ma le successive partite sono una serie di sconfitte e pareggi. La squadra è costretta a retrocedere in seconda divisione a causa anche della penalizzazione di 7 punti legata al caso dei passaporti falsi. A giugno 2001 la coppia di allenatori viene sostituita da Alain Michel. Il club vuole ancora Rudy nel suo staff, ma le posizioni offerte non gli si addicono e a metà agosto viene licenziato. Le squadre hanno già tutti l'allenatore e Garcia decide di diplomarsi come formatore professionista. Nel 2002 Garcia viene contattato dal Digione, con cui firma un contratto il 21 maggio. Inizia con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ma riesce a concludere con un quarto posto in terza divisione. Nella stagione successiva arriva addirittura al terzo posto e entra in Ligue 2. Sébastien Netzman è capocannoniere, la squadra ha raggiunto anche la semifinale della Coupe de France, dove è stata sconfitta 2-0. In seconda divisione, vicini alla promozione, concludono il campionato in quarta posizione nella stagione 2004-2005. In realtà il loro punteggio era uguale ad altre squadre, che separavano il Digione 9 punti dal terzo posto e solo 2 punti dalla nona posizione. Sarà solo nel 2007 che Rudy Garcia vedrà la Lega 1, entrando a far parte del Le Mans Union Club su Sandoz. Ha voglia di vincere e di farsi valere. Il campionato inizia con 3 vittorie e un pareggio, e a metà campionato la squadra è quinta. Accede anche alle semifinali della Coupe de la Ligue, ma nel 2008 interrompe il contratto per impegnarsi con la sua vecchia squadra, il Lille. Il club prepara un video di presentazione dove Rudy suona una canzone di Manolo Escobar sulla chitarra. Il campionato inizia malissimo, con un punto in 3 partite e solo 2 gol segnati. Ma Garcia non si dà per vinto e per le successive 10 partite rimane imbattuto. L'accesso all'Europa League è garantito. Il 2 giugno 2009 il club lo licenzia lasciando tutti senza parole. Era riuscito a ottenere matematicamente l'ingresso all'Europa League e non c'era motivo di cacciarlo dalla squadra. A quanto pare però i suoi rapporti con il direttore generale Xavier Tuilot avevano portato a questa scelta. La dirigenza del Lille riconsidera però questa decisione pochi giorni dopo e il presidente Michel Seydoux chiede a Garcia di tornare. Rudy accetta e fa ingaggiare Gervinho, che aveva già allenato a Le Mans. 18 gol e il club arriva quarto. Gli esperti iniziano ad amarlo, tra questi Aimé Jacquet, che dichiara di vedere in lui una speranza per il calcio francese. Nella stagione 2010-2011 Garcia ottiene il suo primo importante titolo battendo il Paris Saint-Germain nella finale della Coupe de France 1-0. Al Parc des Princes, dove tutto iniziò, dove Rudy segnò il suo primo gol, dove ebbe inizio la sua carriera da professionista, il suo team ottiene la doppietta vincendo la prima Lega dopo un 2-2 contro il PSG. Viene votato miglior allenatore nella stagione ai trofei UNFP del calcio e ottiene la candidatura al pallone d'oro FIFA 2011. La stagione successiva il club torna in Champions League, ma a causa di una partita contro il Marsiglia condotta 3-1 fino al 72esimo e persa 4-5, viene eliminato. Si classifica comunque terzo in Ligue 1. L'ultima stagione viene giocata nel nuovo stadio e qui, a causa dell'uscita di scena di Eden Hazard, la squadra si classifica sesta. Rudy allora, per lasciarsi alle spalle tutto, tra cui anche la modella Maud con cui aveva avuto una relazione, decide di venire in Italia. Marrakesh. Rudy è al primo giorno di vacanze con le sue 3 figlie. Fa caldo e il suo telefono squilla. È l'agente, Pascal. Rudy, ho una buona e una cattiva notizia per te. Da quale comincio? Scegli tu. No, prima la buona. La Roma vorrebbe vederti al più presto. Probabilmente non ti prenderà perché sembra che abbia già fatto la sua scelta. Perché dovrei andarci se hanno già deciso? Penso che faresti bene. Questa storia non mi convince molto. Andarci per sentirmi dire che prenderanno un altro allenatore al mio posto, francamente non vedo che senso abbia. Rudy, devi andare. Non ti costa nulla. Hai una minima possibilità, ma la devi prendere al volo.
Se non ci vai, forse un giorno lo rimpiangerai. Ok, d'accordo. E quando dovrei incontrarli? Domani. Non a Roma, ma a Milano, dove ti aspettano. A Milano? Per domani non se ne parla se non mi accompagni tu. Non appena rientri dalla Cina ci andiamo insieme. Impossibile, Rudy. Io non sarò in Francia prima di mercoledì. Vogliono vederti domani. Dopo sarà troppo tardi. Vai, non ti preoccupare, poi faremo il punto della situazione insieme. La lista dei candidati era infinita. Apparivano grandi nomi e Garcia era solo un puntino in mezzo al mare degli allenatori. Dalla sua parte però aveva la voglia di prendersi un anno sabbatico e anche se le cose fossero andate male, se la sarebbe comunque cavata facendo il commentatore tecnico per qualche televisione francese. Inoltre si era preparato bene sulla pessima situazione in cui si trovava la Roma in quel momento. Il colloquio doveva avvenire di sera, dopo quello di Laurent Blanc, ma furono scambiati. Nella camera 510 del Grand Visconti Palace di Milano, Ricky Massara, collaboratore di Walter Sabatini, lo porta a conoscere il direttore sportivo della Roma. La tensione è alta da entrambe le parti e il DS dei giallorossi continua a fumare sigaretta dopo sigaretta. Walter inizia con un «se sei qui non significa che domani firmeremo» e Rudy la prende come una sfida. Il colloquio finisce e Garcia torna a Marrakesh. Dopo qualche giorno Massara scrive a Pascal. A quanto pare, dopo poche parole di Laurent Blanc, Sabatini era già uscito a fumare una sigaretta e Rudy doveva assolutamente andare a New York per incontrarlo. Garcia non era ancora stato scelto, ma era necessario parlare con la presenza del presidente miliardario James Pallotta. La proposta che era stata fatta era di un anno più uno, ma questo a Rudy non va bene. Arrivato a New York inizia la riunione con tutta la dirigenza della Roma. Garcia è a suo agio e al termine Pallotta afferma: «Voglio qualcuno che resti per almeno 10 anni, non uno di passaggio. Voglio che tu sia l'Alex Ferguson della Roma». Ed è qui che arriva la proposta. 2 anni più 2. I due si danno il 5 e Rudy viene convinto a partecipare alla conferenza stampa già il giorno successivo. Non era stato firmato ancora nulla, ma il francese accetta. Viene fissata in seguito una seconda conferenza, senza ancora aver messo per iscritto quanto stipulato da una stretta di mani. Garcia non ci sta e Zanzi e Sabatini se ne accorgono. Per non farselo scappare, firmano finalmente il contratto. A quanto pare Garcia e Gervinho sono inseparabili ed è forse per questo che quando nel 2013 Rudy viene nominato allenatore della Roma, se lo ritrova per la terza volta nella propria rosa. Appena arrivato già inizia a far parlare di lui. Pretende che la panchina sia sotto la curva sud invece di quella nord. Durante la prima partita contro il Livorno i giallorossi vincono 2-0, ma ciò che fa scalpore è un telefono, quello del coach francese, sempre acceso e al suo orecchio. Tutti si chiedono con chi stesse parlando durante una partita così importante, quella del suo debutto. Si scoprirà in seguito che dall'altro capo c'era Frédéric Bompard, il suo storico vice che studia la partita dalla tribuna. La partita dall'alto si vede meglio, ma al contrario della Francia, farlo a Roma non è consentito. E presto arriveranno una serie di sanzioni per un totale di 122.000 euro. In realtà Rudy è sempre al telefono. Prima di ogni partita effettua 2 chiamate, la prima al suo collaboratore tecnico e la seconda alla madre, Ramon. Un primato da riconoscergli è il miglior inizio di stagione nella storia della Serie A. Vincendo le prime 10 partite, supera addirittura la Juventus di Trapattoni. In realtà questo è un record addirittura europeo che solo nel 2015 sarebbe stato eguagliato dal Bayern Monaco. Purtroppo il pareggio con il Torino non ha permesso alla Roma di raggiungere il Tottenham che nel 1960 vinse ben 11 partite consecutive. La Roma non riesce a mantenere il ritmo e si classifica seconda dietro la Juve, con 3 sconfitte consecutive nelle ultime giornate. Totalizza nonostante ciò il maggior numero di punti mai totalizzati dalla squadra in Serie A. Il record verrà poi superato da Luciano Spalletti nel 2017. Garcia ottiene il premio etica dello sport da parte dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, assegnato a personalità sportive che si sono contraddistinte per lealtà, correttezza, impegno sociale e lotta al doping. La stagione successiva è quasi una copia della precedente, ma dopo aver tenuto testa per metà campionato, anche il secondo posto è a rischio, a causa della Lazio. Un episodio degno di nota è il 14 dicembre 2014, quando dopo la vittoria in trasferta della Roma contro il Genoa per 1-0, Iolebas fa il dito medio ai tifosi avversari. E nel tunnel Rudy tira uno schiaffo a uno steward.
viene squalificato per 2 giornate e qualche settimana dopo commenta l'accaduto con: "La verità è che ho preso il bastone e l'ho bastonato. Poi ho estratto la pistola e sparato alcuni colpi nelle gambe. Più ci attaccano, più lotteremo." Ma non aveva vinto il premio Etica dello Sport. Lo stesso anno conosce la sua nuova compagna, la giornalista di Roma TV, Francesca Brienza. Hanno 22 anni di differenza, ma la chimica è forte. Lei ha già vinto la fascia di Miss Deborah, Miss Italia nel 2006, ha recitato in Don Matteo, Un medico in famiglia, i Cesaroni, è laureata. E Rudy non può farsela scappare. Il loro primo appuntamento è in Francia, per non far uscire notizie sui giornali. Ma qualcuno parlò e le foto della coppia iniziarono a girare sul web. A gennaio 2015, durante la sua conferenza stampa, Rudy regala una matita a ogni singolo giornalista. Un gesto per la libertà che, dopo l'attentato di Charlie Hebdo, era minacciata dalla censura. Durante l'estate del 2015 a Garcia viene offerto di allenare il Real Madrid, sostituendo Carlo Ancelotti. Ma il rifiuto dell'allenatore francese permette a Rafael Benitez di prendere in mano la squadra spagnola. La stagione 2015-2016 non va malissimo, ma decisamente sotto le aspettative dei tifosi. È per questo motivo che nel 2016 Rudy è costretto a dare il cambio a Luciano Spalletti. Pochi mesi dopo viene annunciato come commentatore delle partite degli Europei 2016 e dei Mondiali 2018 per il più importante canale giornalistico francese. Frank McCourt ha da poco acquistato il Marsiglia. Rudy Garcia si era candidato come allenatore alla fine del 2001. Fu scelto Albert Hemann. Ora era il suo turno di dimostrare che era stato fatto un errore. E infatti inizia nel 2016 la sua carriera con i marsigliesi, mettendo la parola fine alla serie di sconfitte subite dalla squadra nelle ultime 10 partite. Il club, rafforzato durante la fase di calciomercato, si classifica quinto, accedendo all'Europa League. La stagione 17-18 vede invece una lotta per il podio, fino all'ultima giornata, ma si conclude con il quarto posto e una finale in Europa persa contro l'Atletico Madrid. La stagione successiva nella squadra sono presenti invece 3 campioni del mondo, Steve Mandanda, Adil Rami e Florian Thauvin. A settembre dello stesso anno prende parte al 20° forum UEFA allenatori club d'élite insieme ai colleghi Simeone, Mourinho, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri e Rafael Benitez. Qui gli allenatori discutono di aspetti tecnici e tattici di gioco, sviluppo, dei periodi di trasferimento e delle questioni arbitrali. Prolunga il suo contratto fino al 2021, ma dopo essersi posizionato quinto nella prima lega, annuncia l'addio al club. Il 14 ottobre 2019 Rudy viene agganciato dal Lione e pochi giorni dopo sfida il Digione. La partita finisce 0-0, seguita da una sconfitta in Champions League per 2-1. Non certo un buon inizio, e la pandemia globale non contribuì portando a un 7° posto in campionato. L'entrata nella Coppa dei Campioni è persa. Il 2020 è un anno migliore per Garcia, che si qualifica per la finale della Coupe de la Ligue, perdendo poi ai rigori contro il Paris Saint-Germain. In Champions League elimina prima la Juventus agli ottavi, rendendo il Lione il primo club francese a riuscire nell'impresa, e addirittura il Manchester City qualificandosi alle semifinali. Nonostante il suo gioco ben strutturato, la squadra non riesce a battere il Bayern Monaco e viene eliminata. Nella stagione successiva Garcia è campione d'autunno, ma alla fine si classifica quarto, accedendo di fatto solo all'Europa League. È il secondo anno che Rudy non riesce a entrare nella Champions e il club decide di interrompere di comune accordo la collaborazione. A fine contratto l'allenatore francese rilascia un'intervista in cui si lamenta del rapporto con il direttore sportivo Juninho. Diventa così oggetto di critiche da parte sia della società stessa che dei tifosi. A luglio del 2022 firma con l'Al-Nassr e nella sua squadra entra Cristiano Ronaldo. Firma un accordo di collaborazione con una piattaforma che gli permette di registrare con un drone le sue tattiche di gioco, per poi rivenderle. Ma il rapporto con la squadra e i risultati ritenuti deludenti portano entrambe le parti a porre fine alla collaborazione. Il 15 giugno 2023 viene annunciato inaspettatamente dai tifosi il nuovo allenatore della squadra azzurra, con un contratto biennale e per uno stipendio di 3,9 milioni di euro a stagione. Quasi 2 milioni in meno a quanti ne prendeva l'Al-Nassr e circa 1 in più allo stipendio con la Roma. A giugno del 2023 viene annunciato che la compagna Francesca Brienza è incinta. Si tratta del quarto figlio per Rudy.
Qualche giorno dopo la neomamma pubblica una foto sui social con scritto «Quel vento caldo d'Arabia che solo ora mi è chiaro spingeva verso il ritorno in patria». Il 19 giugno Aurelio De Laurentiis regala una spilla al nuovo allenatore del Napoli per dargli il benvenuto. Rudy Garcia ha affermato di credere molto nell'amore e nei rapporti longevi e duraturi, nella vita privata come sul campo. Queste parole non basteranno di certo a sostituire il suo predecessore, ma sappiamo che la sua voglia di vincere non si è mai spenta. Le amichevoli possono già darci un'idea, ma è il 20 agosto che scopriremo il vero gioco di Garcia. Se non vuoi perderti i prossimi aggiornamenti, io ti consiglio di iscriverti. Un mio amico non l'ha fatto e suo figlio è nato juventino. Facci sapere nei commenti di quale personaggio vorresti conoscere la storia e noi faremo di tutto per accontentarti. Intanto, come sempre, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!